ragazzi, bentornati e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Oggi nuovo unboxing. Andremo ad unboxare la tastiera della Klim, modello di punta Domination. Vi ricordo che naturalmente, come al solito, vi lascio sempre tutte le varie informazioni in descrizione. Ma vi dico una cosa fondamentale: prestate attenzione soprattutto al secondo link. Nel secondo link, in pratica, la Klim vi offre di testare i propri prodotti attraverso dei piccoli sconti, in maniera povera. Voi testate i loro prodotti e loro vi fanno degli sconti sui prodotti che vi mandano. E questo è fondamentale soprattutto per chi ha un canale piccolino e vuole crescere in maniera tale da poter risparmiare qualche soldo. Detto questo, iniziamo a vedere che cosa c'è dentro. Mentre proviamo ad aprire, ma credo che sia anche abbastanza facile, infatti già così si è tolto, vi dico che io l'ho acquistata su Amazon. Il prodotto viene acquistato dalla Klim e spedito da Amazon. Se siete un pochettino diffidenti per ciò che riguarda questo tipo di spedizione, io di solito acquisto sempre prodotti venduti e spediti da Amazon, vi posso rassicurare, perché cercherò di mettervi anche qualche fotografia, perciò qualche immagine per ciò che riguarda il pacco, come viene ben preparato alla Klim, quindi state tranquilli perché vi arriverà benché sano. Allora, credo che non ci sia poco e niente. Oh, vi faccio vedere all'interno che cosa troviamo. La tastiera, e questo penso che sia normale. Ho scelto questo tipo di tastiera meccanica, soprattutto quella, per intenderci, è quella che fa molto rumore quando giochiamo, ma a noi del gaming poco ce ne frega, visto che giochiamo con le cuffie. Manuale di istruzione, ma questo poi lo vedremo nella parte tecnica dall'altra parte, quando vi farò vedere tutte le varie luci che facciamo. Ok, qua all'interno troviamo anche una piccola cartolina. Vediamo cosa c'è all'interno. Ok, sempre istruzioni. Abbiamo piccoli adesivi, credo? Sì. Oh, che carini, adesivi. E poi, secondo me, questo dovrebbe essere, sì, entra a far parte del nostro programma tester, quello che vi avevo detto praticamente all'inizio. Tieni presente che se avessi un qualunque problema puoi entrare in contatto con noi, faremo il nostro meglio per risolverlo. Tra l'altro, poi la tastiera ha 5 anni di garanzia. E poi vi dico anche un'altra cosa molto importante: io l'ho contattati per sapere un'informazione per ciò che riguarda la robustezza della tastiera. In questo momento la trovate in super offerta a 59 euro, di solito costa molto di più, non so quanto durerà questa offerta. Mi hanno risposto con l'assistenza nel giro di 24 ore, sono stati molto veloci, e credo che un'assistenza così veloce sia fondamentale, soprattutto se dovessimo avere, speriamo di no, qualche problema. La cosa che mi rende già abbastanza soddisfatto è la pesantezza. Io sono abbastanza, come dire, rude nella battitura della tastiera, per cui avevo bisogno di una tastiera, non dico pesante, perché qua parliamo di 1,2 kg se non ricordo male, però volevo qualcosa di abbastanza forte e resistente. Mi piace il cavo, mi piace soprattutto anche la questione delle graffette qui per mantenere il cavo. Il cavo lo trovo molto molto resistente, resistente USB, materiale ben fatto, ok, dorato per i pignoli, se magari potesse interessare. Ok, vi faccio vedere la tastiera così dalla parte davanti. Credo che faccia anche la sua bella figura. Si sente che è abbastanza pesante. Ve la faccio vedere anche dalla parte posteriore. Poi naturalmente ci sposteremo dall'altra parte, nella parte tecnica, per mostrarvi tutte le varie colorazioni. Clip di lato per rialzarla, io di solito così la preferisco. Vi faccio vedere un pochettino l'audio, questo poi lo vedremo sicuramente meglio. Sì, mi piace perché è resistente, non si muove ed è abbastanza solida. Prima di spostarci dalla parte tecnica e vedere tutte le varie colorazioni, vi dico che in pratica non c'è un software da assistere a questa tastiera, per cui in pratica ci sarà un tasto multifunzione che ci permetterà di memorizzare e di modificare tutte le varie luci che si possono impostare su questa tastiera. Tra l'altro poi i tasti sono anche retro illuminati. E un'altra cosa fondamentale è la possibilità di poter staccare i tasti per poterli meglio pulire, perché intendo che la cosa fondamentale sia anche una buona pulizia per ciò che riguarda la durata della tastiera,
ma anche sostituzione casomai si dovessero rompere. Vi faccio vedere meglio il tasto tolto, così da essere più credibile. Detto questo, ci spostiamo direttamente nella fase tecnica. Ok, ci siamo spostati nella parte tecnica. Vi ricordo naturalmente che per installarla basta semplicemente collegarla al PC e verranno riconosciuti in automatico i driver. Potete già notare tutte le varie combinazioni che si stanno attuando. Comunque abbiamo il tasto funzione, che va poi associato ad altri tasti per ottenere. Qui abbiamo le combinazioni che si possono ottenere con le varie colorazioni. Poi abbiamo qui il tasto per aumentare e diminuire la luminosità, tasti invece per aumentare e diminuire gli effetti delle luci, e inoltre poi abbiamo il tasto per cambiare colore ed il tasto per cambiare la direzione degli effetti della luce. Quindi partiamo con la prima combinazione, con il tasto, e abbiamo questa prima combinazione. Proviamo per esempio a cambiare anche il colore. Ok. Oppure proviamo a cambiare anche, ad aumentare per esempio l'effetto delle luci. Possiamo per esempio anche aumentarla tenendo premuto in maniera più forte, oppure se invece vogliamo diminuirla premiamo per più tempo e dovrebbero diminuire. La direzione della colorazione la possiamo cambiare, visto che in questo momento restano fisse. Proviamo a ricambiare il colore. Altro effetto che possiamo cambiare, questo già si vede che già l'effetto di colorazione si sposta un pochettino. Proviamo a cambiare la direzione, anche in questo modo. Se volessimo aumentare un pochettino più decisamente l'effetto, teniamo premuto, vediamo se si cambia. Ok, avete visto, si è spostato adesso verso destra. Proviamo a cambiare anche la colorazione. Ok, cambiamo molto l'effetto. Questo per esempio è la freccia. Cambiamo direzione, e giustamente fa a sinistra e poi a destra. Perfetto. Proviamo a cambiare colore e cambiamo anche decisamente l'effetto delle luci in maniera tale da essere un pochettino più soft il colore. Vediamo se possiamo cambiare anche la direzione. Sì, cambiamo anche il colore ancora, un colore magari un pochettino più acceso. Questo non sarebbe male. Ok, altro effetto che possiamo realizzare. Questo è praticamente sconvolgente, anche se vi dico la verità è molto utile soprattutto per quando bisogna giocare, per riconoscere bene i tasti. Volevo provare a questo punto a cambiare la colorazione anche qui, che forse penso che sia l'adattamento migliore. Ok, ed ero curioso a questo punto anche di attuare magari un effetto molto più marcato, per vedere che cosa possiamo avere. Naturalmente vi ricordo che possiamo sempre aumentare, in questo caso diminuire la luminosità, oppure andandola ad aumentare. Un altro effetto che possiamo vedere ancora è questo. Qui magari si percepisce molto la varietà dei colori e soprattutto la possibilità di avere effetti diversi. Qui per esempio abbiamo cambiato il colore. Magari andiamo ad aumentare decisamente un attimo l'effetto. Vediamo se possiamo anche cambiare la direzione. E così è stato. Ok, perfetto. Io sono sicuramente un tipo molto più tranquillo, quindi darò sicuramente il privilegio ad un effetto molto più calmo e molto più mansueto, con colori meno marcati. Perfetto ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, soprattutto questo unboxing. Vi ricordo che parliamo sempre del modello della Cream Domination, e vi ricordo sempre che vi lascio sempre nel box info tutte le varie informazioni in descrizione, e come già vi ho detto all'inizio del video, prestate sempre molta attenzione al secondo link, perché è fondamentale soprattutto per chi intende iniziare con il proprio canale. Naturalmente, come al solito, vi invito a mettere un po' in su, un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo sempre al prossimo video. Bye!